Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo come non fallire mai più neanche un singolo obiettivo. Io ho sempre avuto un problema importante con gli obiettivi, nel senso che me ne pongo e me ne sono sempre posti e ho sempre fatto degli errori che poi quando ho capito mi hanno dato uno molta più serenità nel raggiungerlo, quindi il fatto di godersi un po' di più il percorso rispetto all'obiettivo, e due, non fallire più. Perché? Perché ti spiego degli step, dei passi che devi fare e dei metodi da utilizzare per non fallire neanche un obiettivo, che sia enorme o che sia piccolo, ok? Allora, partiamo dal fatto che nella mia esperienza ho sempre avuto obiettivi molto alti, molto ambiziosi, troppo ambiziosi, soprattutto da un punto di vista di tempo. Infatti il primo problema degli obiettivi non è quello che ti poni, ma il tempo. Perché noi come esseri umani tendiamo sempre ad essere molto più ottimisti rispetto alla realtà riguardante il tempo. Ti è mai capitato di dire: sì, ci metto 15 minuti e sono da te, per dire, quando devi andare a una cena da un amico, poi ce me ne metti 25 magari. Come natura noi siamo sempre ottimisti in base al tempo, figuriamoci con gli obiettivi, perché con gli obiettivi uno siamo ottimisti e due vogliamo raggiungerli subito. E questo è stato uno dei miei più grandi problemi e più grandi motivi di tristezza e preoccupazioni e ansia negli ultimi anni. Perché mi sono sempre posto obiettivi molto grandi in pochissimo tempo. E il problema non è quanto è grande l'obiettivo, il problema è questo: in quanto tempo lo vuoi raggiungere. Per questo motivo, ogni obiettivo adesso o gli tolgo il tempo, ok, completamente, oppure, se voglio per forza avere un tempo nel quale raggiungerlo, quello che faccio è lo moltiplico per 3, 4 o 5 volte rispetto a quello che penso di poter raggiungere. Cosa vuol dire? Se io oggi dico voglio fare i miei primi 10.000 euro al mese, no? Esempio, al posto di dire lo voglio fare in 3 mesi, moltiplico i 3 mesi per 3, 4, 5, quindi 15 mesi di tempo. Questo mi toglie un sacco di pressione. E poi quello che succede cos'è? È che non devo concentrarmi su cosa succederà in 15 mesi o su cosa succederà tra 3 mesi, no? Perché non ha senso. Si chiama future pacing e siamo nati, e come esseri umani lo facciamo tutti. Non dobbiamo far così, non dobbiamo preoccuparci di quello che succede, dobbiamo preoccuparci di quello che succede oggi. Tu oggi, cosa hai fatto per raggiungere i tuoi primi 10.000 euro? Lascia stare 15 mesi, 3 mesi, 2 mesi, 1 mese, una settimana. Oggi, che step hai fatto? E qui mi collego al secondo punto fondamentale, che ognuno di noi sa quello che deve fare per raggiungere un obiettivo, no? Se tu non sai come raggiungere un obiettivo di 10.000 euro al mese, per dire, se inizi, ti dico io come ho fatto tipo 3-4 anni fa e ti dico esattamente quello che devi fare, no? Per dire, però tanti di noi sanno quello che devono fare per raggiungere certe tipologie di obiettivo. Per esempio, devi formarti per gli obiettivi di 10.000 euro al mese, faccio un esempio, che l'ho fatto per forse 100.000 volte, 10.000 euro al mese, e quello che devi fare è formarti, per dire, formazione, leggere, praticare cosa? Per esempio traffico, offerta, vendita, tutte queste cose qua. Se non sai quello che devi fare, studiando lo impari. C'è un grafico che dice, che spiega: più cazzeggi, più cose nuove trovi e più ti formi. Quindi, mentre tu ti formi, capisci le cose che devi praticare. Mentre tu leggi, capisci le cose che devi praticare. Mentre pratichi, capisci dove ti devi formare. Perché magari lato vendita sei carente, di conseguenza devi fare formazione sul lato vendita. E questo è un ciclo continuo che funziona sempre, no? Quindi tu sai quello che devi fare. Il problema è che uno non lo fai, prima cosa, e se lo fai non ne fai abbastanza. Perché se tu facessi quello che sai che devi fare per un periodo lungo di tempo, quindi senza mettere la variabile del tempo, che alla fine è la cosa difficile dell'imprenditoria, no? Perché tu non sai per quanto tempo devi fare certe cose prima di raggiungere un risultato, non lo puoi sapere, nessuno lo sa, perché nessuno prevede il futuro, no? Quindi devi farlo non fino a un mese, tra un mese, due mesi smetti di farlo, no, devi farlo finché non raggiungi l'obiettivo e non sai se è tra 15 mesi o tra un mese, ok? Però riempire le giornate senza pensare al futuro, no? E fare future pacing mi ha aiutato tantissimo. Oggi cosa devo fare per raggiungere questo obiettivo, per esempio? E qui mi collego al secondo punto, che mi sono posto dei micro obiettivi, ok? Dove non misuro più il raggiungimento dell'obiettivo sul fatto se, in questo esempio,
raggiungono i 10.000 euro al mese. Perché non lo posso controllare interamente. Quello che posso controllare sono le azioni che faccio tutti i giorni. Quindi io valuto il successo del mio obiettivo in base a quello che io posso controllare, cioè le azioni di tutti i giorni. Di conseguenza mi faccio sempre una lista per ogni obiettivo sulle cose non solo che devo fare, ma sulla quantità di cose che devo fare. Cosa voglio dire? Il titolo di questo, della mia to-do list, praticamente, è: se io voglio arrivare a 10.000 euro al mese, quali sono le cose, okay, che devo fare che rendono quasi impossibile, se non completamente impossibile, il fatto di non raggiungere i 10.000 euro al mese. Quindi quali sono i micro step che devo fare che rendono quasi impossibile il non raggiungimento di questo obiettivo. Faccio un esempio pratico. Se fai, no, 6 ore di focus work, senza nessuna distrazione, senza telefono, senza social, per 3 mesi, piuttosto che leggo, mettiamo 100 libri, piuttosto che spendo 10.000 ore in formazione, che sia YouTube, che sia corsi, che sia altro, piuttosto che mi alleno più 1 più ore al giorno, piuttosto che medito. Ok, non sono fondamentali queste cose qua, però sono tutti gli step, soprattutto la meditazione, però sono tutti gli step che, se dovessi fare 6 ore di focus work per 3 mesi, leggere più di 100 libri, spendere più di 10.000 ore in formazione, allenarmi almeno una volta al giorno e meditare per 20 minuti, per esempio, per 20 minuti al giorno, ok, mi metto in condizione di non fallire, perché è impossibile o quasi non fallire se io faccio queste cose qui. Se io ho un obiettivo non monetario, per esempio, di perdere 5 kg, ok? Quali sono le azioni che rendono quasi impossibile il non raggiungimento di questo obiettivo? Allora, allenarmi, facciamo così, correre un'ora tutti i giorni. Eliminare cibo spazzatura, andare dal dietologo, per dire, piuttosto che riposare 8 ore a notte. No alcol per un anno. Se tu fai queste cose qua, è garantito il risultato, ragazzi. Cioè, è impossibile che tu corri un'ora al giorno tutti i giorni, elimini cibo spazzatura, vai dal dietologo, riposi 8 ore a notte che ti permette di correre un'ora al giorno e non bevi alcol per più di un anno, è impossibile che tu non perda 5 kg. E ricordatevi che qui non ho messo il tempo. Perdere 5 kg, punto, che tu ci metta un mese, ci metta 5 mesi o 10 mesi, cosa cambia? Probabilmente è meglio avere un obiettivo senza tempo, no? Però avere la certezza di arrivarci, rispetto che avere un obiettivo in, mettiamo caso, 3 mesi, ok? Dopo 2 mesi vedi che non hai perso neanche un chilo e molli, e questi 5 kg non li perderai mai. Quindi quello che io dico sempre è: molto meglio avere un risultato garantito rispetto che avere un risultato in meno tempo non garantito. Cioè io, se oggi ti dicessi che il prossimo anno farai 1 milione, per dire, o che ci metterai 10 anni, no? Garantito, o il prossimo anno non è garantito, ma tra 10 anni sì, tanta gente sbagliando, cos'è che vuole? Provare a diventare milionario il prossimo anno. Il problema è che siamo molto ottimisti col tempo non è realistico, e questo qua l'ho sempre fatto anch'io e lo faccio ancora oggi a volte. Quindi spero che queste cose qui vi aiutino più che altro a togliere una pressione importante, un'ansia importante che c'è
sugli obiettivi, perché l'ansia è data soltanto dal tempo e basta. Togli il tempo dal tuo obiettivo e vedrai che l'ansia non diminuisce, ma si azzera completamente. Perché? Perché ti rendi conto che non è il tempo, ma sono le azioni che fanno la differenza. E quindi se tu fai le azioni che sai che devi fare e fai le cose che sembrano, che sono in realtà, che ti portano sicuramente al risultato, perché sono, è impossibile che se tu fai queste azioni per un periodo lungo di tempo, che non posso dirti 6 mesi, 1 anno, lungo di tempo, tu non ottenga questo risultato qua. È impossibile. Il problema è che la gente non è costante. Il problema è che la gente vuole tutto subito. Perché? Perché viviamo in una società dove i social ti danno tutto subito, dove Amazon ti dà tutto subito, dove vuoi il cibo e ti arriva sotto casa immediatamente. Qua a Dubai Amazon dopo 2 ore ti consegna qualsiasi pacco, per dire. E sarà sempre peggio. Quindi bisogna essere... Però non funziona così la vita da un punto di vista degli obiettivi, perché non è che domani puoi correre una maratona e basta. Cioè non funziona così. Io come obiettivo ho l'Ironman, per dire, no? 3.8 km di nuoto, 180 di bici e 42 di corsa, tutti di fila, per dire. E non posso pensare che entro un anno io riesca a fare l'Ironman se oggi ho 0 allenamento. È impossibile. E facendo così, se mi metto il tempo di un anno, mi demoralizzo e basta, e sicuramente mollerò prima. Perché? Perché dopo un anno dico, cioè non ho fatto neanche progresso. In realtà il progresso lo fai, però ogni cosa... Ogni risultato è esponenziale, quindi all'inizio, che magari potrebbe essere un anno, ho fatto un video a riguardo, se non l'hai visto vattelo a guardare, i tuoi risultati potrebbero essere minimi, ma le azioni sono giuste, quindi continuando a fare le stesse azioni per un periodo più lungo di tempo raggiungi risultati molto più grandi rispetto a quello che ti sei posto. Però la gente molla qui. Perché? Perché si mette il tempo. Non fare questo errore che ho fatto io e non metterti delle pressioni inutili con il tempo sul raggiungimento degli obiettivi, perché non sai in realtà quando. Cioè il fatto che tu ti metti 3 mesi o 5 non cambia niente, perché non sai quando lo raggiungi. Quello che cambia è le cose che fai oggi per raggiungerlo, le cose che farai domani, le cose che farai dopodomani. Ogni giorno devi riempire le tue giornate sulle cose che ti rendono quasi impossibile non raggiungere l'obiettivo, così lo raggiungi sicuro. E devi mentalmente pensare al fatto che non sai per quanto tempo dovrai fare queste cose o queste. Non lo sai, deve essere una cosa che sei disposto a fare per un tempo lunghissimo e devi accettare questa cosa qui, perché se no non otterrai mai i risultati. E io non li ho ottenuti tantissime volte, ho fallito i miei obiettivi per questi motivi e non voglio più farlo, quindi sono molto più tranquillo, molto più sereno, perché so che io facendo queste cose qua raggiungo il risultato che voglio raggiungere, punto. Quindi spero che questo video ti sia piaciuto, soprattutto spero che tu l'abbia trovato di valore e che ti abbia insegnato qualcosa, che il ritorno che hai avuto sulla tua attenzione sia positivo, perché questa è l'unica cosa che conta per me e spero di averti insegnato qualcosa che a me ha insegnato tantissimo. Quindi ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.